Ciao giovani, bentornati sul canale di Enzo. Lazzigno, cosa ci stai combinando? Siamo tutti preoccupati per te. L'occura si avvicina e il nostro caro cucciolo di Lazza ha deciso di buttare fuori l'intro del disco insieme a niente poco di meno che Laura Pausini. Vabbè ragazzi, io sono super curioso, quindi non perdiamo tempo. La canzone dura 4 minuti e quindi è una bella roba consistente. Vai, sentiamocela subito, vai. Via. Sa un po' di Padrino questa intro. Se mi cercassi, ah, ok, ti cercai, di qui che importa. Una locura. Minghia. Cos'è Drillionaire? Sentito il fischio di Drillionaire. Nice, supercar da Miami Vice. Mentre sto puntando a 100.000 crazy time. Le mie da Catalan. Mi auguro sto tram, presto passo lo top in console come Death Mouse. Pesce dentro poi io lo dammi ora. Mappa, Deo. Però non credo che ti abbiano mentito. Prima dell'Animal Mod. Tu sei capo di questo, lui primo a fare quell'altro e poi mi sei. Guardami ora. Mamma mia, ragazzi. Legare la mia locura. Il te- una locura. A perfino toglierti il respiro. Bellissima. Capolavoro, raga, questa è arte, questa non è trap, questa è arte. Mamma mia. Ma poi com'è stata sfruttata bene Laura Pausini, sembra quasi un campionamento di un pezzo. Il pezzo è una canzone vecchissima, però proprio il modo in cui l'ha ricantata, in cui l'ha reinterpretata, sembra quasi come se fosse un sample vecchio e riutilizzato, per via degli effetti che hanno usato, ovviamente. Però ragazzi, è fatto in una maniera pazzesca, dettagli, il beat fantastico, le strofe di Lazza. Mamma mia ragazzi, si è superato. Io l'ho sempre detto, Lazza ormai per me l'ho già fatto, ma con questo disco asfalterà sfera. Proprio a livello, mi riferisco proprio a livello di importanza, di status nella scena. Non che non lo sia già, ovviamente, Lazza è già Lazza, ma c'è sempre stata l'ombra di Sfera a dire aspetta, il King è uno nella scena, è sempre stato un po' Sfera il King, ma secondo me con questo disco proprio ci sarà proprio il passaggio, ci sarà proprio il sorpasso di Lazza. Perché si sente che lui ci mette proprio la passione anche nello scrivere, poi a cantare anche. È un cantante molto migliore di Sfera per me, Lazza, ovviamente. Credo sia scontato. Le linee melodiche che crea Lazza, Sfera se le sogna. Non voglio fare per forza il paragone con Sfera, sono comunque due personaggi diversi, due cantanti diversi, due rapper diversi, quindi non facciamo per forza il paragone. Qua mi riferisco più che altro allo status. E per me Lazza con questo disco diventerà il numero uno indiscusso. Se già non lo era, ecco, se ancora qualcuno avesse avuto il dubbio. Ragazzi, il 20 è arrivato e ci toglieremo tutti i dubbi per quanto riguarda il nuovo disco di Lazza. Meglio di così non poteva iniziare, quindi diciamo le premesse più che ottime ci sono già. Va bene ragazzi, non vi ammorbo più di tanto, ci vediamo la settimana prossima con Locura, disco completo di Lazza. Adesso vi saluto, ciao ragazzi, un bacio, ciao.